Quintino Pallante, parte la 32esima stagione consecutiva della redazione sportiva di Telemolise, un onere e un onore per un emittente della nostra regione. Sì, questo è il 32esimo anno che la redazione sportiva porta avanti con costanza e continuità una bellissima iniziativa, quella iniziata oramai da tanti anni, cioè quella di mostrare al pubblico tutto quello che accade sia nei campi di calcio che di altri sport, le attività che nella nostra regione svolgono tutte le associazioni calcistiche. Infatti parte una stagione che vedrà comunque Telemolise impegnata non solo sui campi regionali, dove comunque siamo sempre presenti, ma anche sui campi interregionali, per l'appunto con il calcio, con il basket di A2, quindi è un impegno importante anche sotto il punto di vista economico, non dobbiamo nasconderci. Sì, è un impegno molto importante, è un impegno che cresce perché ci estendiamo sempre di più nelle regioni limitrofe, come fa del resto anche lo sport, perché i vari gironi sono sicuramente estesi in Abruzzo, alcuni in parte del Lazio, per cui è un investimento molto importante, però che appunto per essere Telemolise dobbiamo fare, perché dobbiamo mostrare ciò che il Molise fa. Parte una nuova stagione con anche tanti nuovi collaboratori, tanti anche molto giovani, ed è questa una peculiarità, diciamo, di Telemolise, di dare una chance, un'occasione a tanti giovani molesani. Questa è una bellissima cosa, ci sono molte new entry tra i ragazzi che si integreranno nella nostra redazione sportiva. È un'emozione, perché vedere tanta passione e tanta vicinanza alla nostra emittente vuol dire che in qualche modo stiamo mostrando qualcosa di bello all'esterno, e questo ci ripaga di tutti i sacrifici. Abbiamo parlato delle risorse umane, però ci sono anche tante risorse, diciamo, tecnologiche all'avanguardia, che permettono a Telemolise di potersi collegare da ogni angolo anche della nostra regione e non solo, come detto anche precedentemente. Sì, per fortuna le tecnologie col passare degli anni migliorano, quindi riusciamo a poter fare dirette da qualsiasi punto con qualità sempre più estreme. Quest'anno molte delle nostre registrazioni vengono fatte in alta definizione, quindi la tecnologia avanza, gli investimenti sono enormi, però il nostro obiettivo è sempre quello di alzare la qualità, e lo faremo anche di più quest'anno.